Tutto ciò che ci circonda è determinato da una realtà oggettiva oppure da una realtà soggettiva, cioè dalle informazioni, dalle esperienze che abbiamo acquisito negli anni. Ti pongo una domanda molto semplice: di che colore è il mare? Sono certa che istintivamente tutti risponderebbero blu, ma in realtà sappiamo tutti che non è così. L'acqua è trasparente, il mare in realtà riflette soltanto il colore del cielo. Quindi qual è la realtà oggettiva? Che il mare, l'acqua sia trasparente? Non è nemmeno così. La molecola dell'acqua è formata da due atomi di idrogeno e una di ossigeno. Non assorbe alcuna radiazione visibile, dunque per il nostro occhio è trasparente. Che fai? Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse: credevo ti guardassi da che parte ti pende. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende? A me? Il naso? E mia moglie placidamente: ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra. Queste poche righe sono tratte dal libro di Pirandello del 1926, Uno, Nessuno, Centomila. Per il protagonista, Vitangelo Mostarda, tutto inizia infatti da questo piccolo e buffo episodio, apparentemente insignificante. La moglie infatti fa notare al marito che il naso gli pende un po' da una parte, ed egli non se ne era mai accorto. Scopre così che l'immagine che si era creato di se stesso non corrispondeva affatto a quella che gli altri avevano di lui. Questo piccolo episodio lo colpisce profondamente e diventa una vera e propria ossessione che sconvolge l'intera sua esistenza, inducendolo a compiere dei gesti folli per tentare di liberarsi dei giudizi degli altri, giudizi che non sente suoi. Si rende così conto che esistono infiniti Mostarda, tutti diversi tra di loro, a seconda della visione personale di ognuno. Questo ovviamente non vale solo per Mostarda, ma vale per tutti noi. Perché gli altri, vedendoci, ciascuno con la sua prospettiva, il suo punto di vista, ci conferiscono determinate caratteristiche, forme. Noi crediamo di essere uno per noi stessi e per gli altri, mentre in realtà siamo tanti individui diversi, a seconda della visione di chi ci guarda. Pirandello infatti mette in evidenza il limite conoscitivo dell'uomo, che non comprende le diverse realtà degli altri, ma crede che la propria visione, la visione di una persona o del mondo esterno, sia la sola e la stessa per tutti gli altri. È questo l'errore che commettiamo tutti. Poiché una realtà univoca e oggettiva non esiste, bensì ne esistono tante, infinite, infinite realtà soggettive. E quindi, se il mondo che percepiamo è soggettivo, esiste qualcosa di oggettivo? Ebbene, sotto lo strato di percezione soggettiva, il nostro corpo è fatto di materia, come di materia sono fatti gli alberi, le montagne, i prati, le stelle che brillano nei cieli. Quindi comunque una realtà oggettiva esiste, anche se non è esattamente quella che percepiamo tutti. Malgrado ciò, io credo che questo non la renda meno vera.
nemmeno esistente. Quello che voglio sapere da te è la tua definizione di realtà. Fammelo sapere nei commenti qui sotto. E se questo video in qualche modo ti ha divertito o interessato, mi raccomando, lasciami un bel like di supporto. In ogni caso, lo sai, anche un dislike andrà benissimo. Noi comunque, come sempre, ci vediamo non presto, ma prestissimo nel prossimo video. No, no, aspetta, non ho finito. E mi raccomando, se non sei iscritto e vuoi rimanere aggiornato sui contenuti di questo canale, iscriviti. Alla prossima.